Hola amigo, oggi ti racconto tutti i batteristi che hanno suonato con il re del pop, Michael Jackson. Sono tutti nomi straordinari, ma dobbiamo subito fare una distinzione tra quelli che hanno lavorato in studio di registrazione e quelli dal vivo, perché nessuno di loro ha lavorato in entrambi i contesti. E partirei proprio dai batteristi live citando quello che è probabilmente il più iconico e che molti ricordano come il batterista di Michael Jackson. Sto parlando di Jonathan Moffett, detto Sugarfoot, che ha iniziato la sua collaborazione nel 79 con i Jackson 5 e poi è rimasto con lui anche dopo in ben 23 tour mondiali. Due parole su Moffett. C'è poco da dire, grande batterista, groove da paura, attitudine pazzesca, un'immagine fortissima a partire dal suo mega kit di batteria, ma anche dal suo modo di suonare molto spettacolare. Secondo me è stato veramente il batterista perfetto per stare su quel palco e non a caso, quando non era in tour con Michael Jackson, lavorava con Madonna, quindi parliamo del top del top di quel periodo musicale. Ha suonato con George Michael, con Elton John, con Lionel Richie e forse ti ricorderai di lui anche perché alla fine degli anni 90 ha lavorato qui in Italia con Vasco. È uscito anche un live molto famoso con lui alla batteria. La 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 la, c'era lui. Ma c'è stato un altro grande batterista live, perché quando Sugarfoot era impegnato con Madonna, e quindi parliamo di mesi di tournée, veniva chiamato Ricky Lawson, altro grandissimo che ha lavorato nei mega tour di Bad, 123 date, mi sono preso la briga di guardarci su Wikipedia, e poi ha lavorato nel tour del disco Dangerous a primi anni 90, che però è stato poi sospeso a metà per problemi di salute di Jackson. Questi sono i due batteristi che hanno avuto l'onore di suonare su quel palco, perché parliamo dei tour veramente più galattici della storia del pop. Ma vediamo invece chi sono i batteristi che hanno firmato le hit in studio. Partiamo dal 1979 con l'album Off the Wall, che non è il primo disco solista di Jackson, ma è l'anno del primo grandissimo successo internazionale. Il disco è prodotto da Quincy Jones, che alla batteria chiama un suo fedelissimo, John Junior Robinson, che poi negli anni diventerà anche uno dei sessionman più prolifici della storia, registrando oltre 2000 dischi. Robinson lavora anche nel disco Bad dell'87 e tra le sue hit più famose ci sono Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Liberian Girl, Bad, Dirty Diana, Smooth Criminal. Scarso come curriculum vitae. Con chi hai suonato, John? Ma guarda, ho fatto un dischetto. Ma il disco che ha avuto il più grande successo commerciale e che, se non sbaglio, è ancora oggi il più venduto di sempre come statistiche è Thriller dell'82. E qui si alternano due grandissimi batteristi. Il primo è Leon Dugu Chancellor, che firma il beat forse più famoso del pop, quel pezzo che proprio tutti noi batteristi abbiamo suonato alla seconda lezione con il maestro. Questo pezzo qui. E registra anche nel disco Bad, un brano bellissimo che si chiama I Just Can't Stop Loving You. E veniamo al prossimo grande nome, che è Jeff Porcaro, il solito Jeff Porcaro, che firma 5 pezzi dell'album Thriller, tra cui Beat It, Beat it.
Human Nature, tra gli altri, e lavora anche nel disco Dangerous del 92, praticamente appena prima di morire. Su Porcaro, cosa dobbiamo dire? Era il batterista più richiesto in quegli anni in studio di registrazione e non poteva mancare di certo anche il re del pop nel suo curriculum incredibile. Ma c'è ancora un grandissimo nome della batteria ad aver collaborato con Jackson e parliamo di Omar Hakim, altro batterista colossale che lavora nel disco Dangerous dei primi anni 90. Va detto che una buona parte delle produzioni successive a Thriller, quindi 1982, non hanno previsto sempre il ruolo della batteria acustica, anzi eravamo già in quella fase in cui si usavano molto le programmazioni, tra l'altro molto belle se consideriamo che parliamo degli anni 80-90, non c'era Logic come oggi che apri, preset, play, tunci. Oh, bello, fighissimo. Ed era normale che il batterista interagisse con quelle che erano appunto gli albori delle programmazioni elettroniche. Quindi magari il batterista veniva chiamato ma suonava in un pezzo solo casse rullante, oppure i piatti, o magari solo i fill. È difficile capire esattamente che cosa sia suonato o no, però devo dire che le batterie dei suoi dischi hanno sempre avuto una pacca pazzesca e ti do anche una chicca perché c'è un batterista straordinario che è autore e coproduttore di un suo brano ma dove la batteria, ahimè, è totalmente programmata. Parliamo di Nate Smith, che nel 2001 realizza il brano Heaven Can Wait senza però mai mettere le mani sullo strumento. Peccato, perché ce lo saremmo goduto con Michael Jackson, Nate Smith a suonare quella roba lì un po' funk. Tutti questi grandi nomi hanno segnato la storia della musica pop per sempre. Lasciami un commento e fammi sapere a quale canzone o album sei più legato. Io personalmente amo tantissimo il disco Bad, ricordo che da bambino io e i miei fratelli avevamo questa cassettina, l'abbiamo maciullata nello stereo, è un disco di canzoni meravigliose, veramente dalla prima all'ultima. Ho fatto altri video simili sulla storia dei batteristi, ti lascio qualche link qui in descrizione, ci sono i batteristi dei Toto, i batteristi di Vasco, i batteristi di Eugenio Finardi con lui in persona che me li racconta, è un video veramente straordinario, devo dire. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo per il prossimo video su tutti i batteristi. Batteristi dei Queen. No, questo sarebbe un video un po' troppo corto in effetti. Buona musica, alla prossima, ciao!